Finanza, incontro con i neolaureati in Piazza Affari, colloqui con i rappresentanti di aziende, molti giovani dal sud. Oltre 700 firme false per il Pirellone, la procura ha mandato gli inviti a comparire, accolta la denuncia dei radicali a carico di esponenti politici del PDL. Sequestro di droga a Fiumicino, sono state le fiamme gialle dell'aeroporto romano a scoprire un carico di 20 kg di cocaina. Expo 2015, firmato il protocollo con i comuni del sud, enti locali e associazioni imprenditoriali dell'Italia meridionale parteciperanno attivamente all'esposizione internazionale. Un viaggio a Praga contro le dittature, una delegazione di studenti delle scuole romane guidata dal sindaco Alemanno. Ben ritrovati gentili telespettatori con questa edizione del nostro telegiornale. Si è tenuto a Palazzo Mezzanotte a Milano il Job Finance Day, una giornata di studio e di incontro tra laureati e neolaureati e delle imprese nel settore della finanza, diversi gli stand delle aziende presenti, molti neolaureati anche provenienti dal sud. Vediamo il servizio. Job Finance Day, uno degli appuntamenti più attesi per favorire l'incontro tra domanda e offerta e mettere in contatto neolaureati e giovani professionisti con le principali società internazionali nel settore finanziario, bancario e assicurativo. I giovani cercano soprattutto una certa solidità nel mondo del lavoro che permetta di creare un futuro. Più critica la situazione al sud. Da una parte appunto c'è la crisi, dall'altra appunto mancano forse delle regole un po' più solide, ma che permettono una flessibilità, una vera flessibilità, cioè riconoscono comunque allo studente laureato una sua dignità di lavoratore, anche se è alle prime armi. A ottobre il Job Finance Day si trasferirà a Bari. Diciamo come Bari è l'appuntamento per quanto riguarda la Puglia. Sarebbe bello farlo in più parti della Puglia, ma è difficoltà comunque di trovare le aziende di realizzare questi eventi. Saremo comunque a Bari il 4 ottobre presso la cittadella universitaria di via Orobona. Molti neolaureati in coda per incontrare le aziende e lasciare il proprio curriculum. Chi ti ha indirizzato qui oggi? Chi mi ha indirizzato oggi l'ho scoperto tramite un sito, social network, quindi mi sono appoggiato da un amico e quindi stamattina sono qui. Milano non la conoscevo, però oggi facciamo un giro. Ma innanzitutto cominciare a trovare un lavoro, poi sperando che sia conforme a quello che ho studiato e poi insomma iniziare a vedere dove si arriva. Sto facendo un master in corporate finance, quindi mi piacerebbe più una società che abbraccia l'intero percorso del master. Passiamo a un altro servizio, non sono giorni tranquilli per il presidente della regione Lombardia Roberto Formigoni, che avrebbe usufruito di irregolarità nella presentazione delle proprie liste per la corsa elettorale. La Procura di Milano ha individuato oltre 700 firme false, firme anomale, sulle 3.800 raccolte per le ultime regionali del listino per la Lombardia, proprio di Formigoni. Una decina di consiglieri del Comune e della Provincia di Milano hanno ricevuto un invito a comparire dal procuratore aggiunto Alfredo Robledo, in cui si ipotizzano i reati di falso ideologico e falso in atto pubblico. Da Palazzo di Giustizia parlano di prove inoppugnabili e granitiche. I primi interrogatori avranno luogo nei prossimi giorni. Noi abbiamo portato i nostri microfoni tra i cittadini di Milano per sentire cosa pensano di questa situazione. Sentiamo. In Lombardia 10 consiglieri del PDL sono indagati nell'inchiesta della Procura di Milano per aver autenticato circa 770 firme false per le elezioni regionali dello scorso anno. Noi abbiamo chiesto ai milanesi cosa ne pensano. Se è sbagliato sarebbe da buttare fuori. Bisogna verificare se è vero e se è vero si devono dimettere. Spero che la giustizia faccia il suo corso e si accerti effettivamente se ci sono state dei brogli, se sono stati dei brogli per la presentazione delle firme, perché poi ne dovranno pagare a livello elettorale, sul piano elettorale. Sono affari loro. Dovessero trovare che fossero veramente firme false, sarebbe abbastanza scandaloso e grave. Spero che prendano i provvedimenti come si prendono in tutte le parti del mondo. Sarebbero tutti indagati, o per firme false o per altri motivi sono tutti indagati. Quindi faccio di tutto in erba un fascio. Io non posso giudicare, il mio pensiero è che non è giusto che facciano quelle cose lì. Quindi cosa dovrebbe fare Formigoni? Dimettersi. Ma io credo che dovrebbero dimettersi.
una volta che sarà accertato dovrà prendere le decisioni del caso. Poi non so se esistano forme cautelative, dipende dalla sensibilità personale, soprattutto di chi è indagato, a vedere se sospendersi, non sospendersi, non credo ci sia una ricetta assoluta. Passiamo a un altro servizio per il nostro telegiornale, come nel film Maria Full of Grace, Maria piena di grazia, dove si raccontava di una giovane colombiana disperata che aveva ingerito ovuli di cocaina per trasportare negli Stati Uniti, ma non è solo in un film perché il metodo viene utilizzato per davvero. Infatti all'aeroporto Leonardo da Vinci, la Finanza di Roma, la Finanza ha fermato 6 persone, 2 venezuelani che avevano ingerito degli ovuli e altri che invece avevano impregnato gli abiti di droga. Altri ancora avevano nascosto la droga nei bagagli. In tutto si tratta di 20 kg di cocaina per un valore di 5 milioni di euro. Ma vediamo il servizio. Le avevano pensate tutte per sfuggire ai controlli antidroga, ma non è servito. 6 narcotrafficanti sono stati arrestati all'aeroporto di Fiumicino, a Roma, durante 3 diverse operazioni della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane. I primi ad incappare nella rete dei controlli sono stati 2 venezuelani provenienti da Caracas, che avendo destato i sospetti dei militari, sono stati fermati e portati all'ospedale Grassi di Ostia. Qui con una radiografia sono stati ritrovati nella loro cavità addominale oltre 3 kg di cocaina allo stato liquido, nascosta in ovuli che i 2 avevano ingerito. Una tecnica inutile perché non sfugge ai controlli radiologici, ma soprattutto pericolosissima. Se i sottili involucri di gomma avessero ceduto, i 2 avrebbero potuto morire per overdose fulminea. Ingegnoso anche il sistema escogitato da un rumeno di più di 60 anni proveniente da San Paolo del Brasile, fermato con circa 8 kg di cocaina di cui aveva impregnato i propri abiti e una coperta che trasportava nella sua valigia. Infine, 2 donne e un uomo sbarcati insieme dal Sud America sono stati trovati con altri 10 kg di cocaina contenuta in panetti e buste di nylon trasparenti, nascosti nei doppi fondi delle loro valigie e zaini. Il quantitativo di stupefacente sequestrato ammonta ad oltre 20 kg per un valore di più di 5 milioni di euro. I 6 narcotrafficanti sono stati portati negli istituti penitenziari di Roma e Civitavecchia. Nella sala dell'orologio di Palazzo Marino, Letizia Moratti, in qualità di sindaco della città di Milano, ma anche di commissario governativo dell'Expo Milano 2015, insieme all'amministratore delegato Giuseppe Sala, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con diversi comuni dell'Italia meridionale, della Valle del Belice, delle città di Agrigento, Marsala, Sciacca, Trapani, la provincia e la Camera di Commercio di Taranto e l'Associazione dei Comuni della Valle d'Itria. Vediamo il servizio. Un'alleanza tra Comune di Milano e comuni della Valle del Belice, della Sicilia, della Puglia e della Valle d'Istria. Tutto per l'Expo 2015, una serie di protocolli d'intesa con lo scopo di attivare un modello di rete territoriale in grado di valorizzare le eccellenze culturali, artistiche, turistiche ed enogastronomiche. I protocolli mirano alla costituzione di un tavolo di coordinamento per la promozione dei comuni che parteciperanno all'esposizione del 2015. L'importanza di portare qui la Terra Ionica, la provincia di Taranto, le sue bellezze storiche, architettoniche, paesaggistiche, enogastronomiche, cioè rappresentare un'altra Taranto con le sue grandi risorse. Sicuramente per Cisternina la Valle d'Itria assume un'importanza fondamentale dal punto di vista dell'informazione, della conoscenza turistica, perché attraverso questo protocollo d'intesa il territorio della Valle d'Itria e quindi i trulli della Valle d'Itria e quindi il patrimonio UNESCO di Alberobello saranno presenti all'interno di questa vetrina internazionale che ci sarà qua a Milano nel 2015. Il sindaco di Milano Letizia Moratti, che ha firmato l'accordo insieme all'amministratore delegato di Expo 2015 Giuseppe Sala, è ottimista sulla risposta prevista per i primi giorni della prossima settimana sul nuovo accordo che prevede un contributo maggiore da parte dei proprietari privati delle aree su cui sorgerà l'Expo milanese. Milano offre ai territori una collaborazione per la valorizzazione di tutti i territori. In questo caso ci fa molto piacere che siano città siciliane ad avere firmato questo accordo di collaborazione su quale lavoreremo concretamente perché questo accordo si traduca in benefici per il territorio siciliano. Il Comune di Roma ha organizzato delle gite
con gli alunni per controllare, verificare, imparare gli aspetti legati alle dittature. Praga è stata una nuova meta del progetto Viaggi nella memoria per non dimenticare gli orrori del Novecento promosso dal Comune di Roma. Tra i momenti più significativi della visita nella capitale mitteleuropea, sede e bersaglio di due totalitarismi, quello del nazismo e del comunismo, la tappa monumento è stata quella importante dedicata a Jan Palach. Alemanno, sindaco di Roma, che guidava la visita, ha annunciato come prossima meta un viaggio a Marcinelle nel Belgio. A Marcinelle morirono molti italiani per un incidente minerario. Il servizio è di ADN Kronos. Dopo Auschwitz, Hiroshima, Berlino, le foibe, Praga. 120 ragazzi accompagnati da 20 docenti hanno visitato la città di Jan Palach e di Dubček con il sindaco di Roma Gianni Alemanno e l'assessore all'educazione Gianluigi De Palo. La capitale mitteleuropea dal grande prestigio storico e culturale, sede e bersaglio di due dittature, nazismo e comunismo, è stata scelta dal Campidoglio come nuova meta del progetto Viaggi nella memoria, per non dimenticare le tragedie del Novecento. Tra i momenti più significativi della visita nella capitale ceca, la tappa al monumento di Jan Palach, il giovane patriota che diede la vita bruciandosi in piazza Venceslao per protestare contro l'oppressione del regime comunista. Per tutta una generazione, poi anche per quelle successive, Jan Palach è stato veramente un mito, una sorta di esempio drammatico di quello che significava la lotta contro il totalitarismo e contro il comunismo. Noi oggi dobbiamo ricordare questo giovane per capire la disperazione che viene generata dalla mancanza di libertà, dalla violazione dei diritti fondamentali della persona umana e per capire che i giovani hanno sempre dentro di sé quel seme di ribellione, di rivolta contro l'oppressione e contro le ingiustizie. Poi l'onore alle vittime del regime nazista, con la deposizione di una corona sotto la stele che ricorda i martiri della repressione. Dopo che 7 paracadutisti cechi arrivati dall'Inghilterra, in una missione impossibile, si rifugiarono sotto la protezione di alcuni sacerdoti nella chiesa dei Santi Cirillo e Metodio per sfuggire alla cattura delle SS. Qual è stata l'esperienza di questi ragazzi? Un'esperienza bellissima, ragazzi eccezionali. Spesso si parla dei giovani in maniera negativa, bullismo, scene YouTube e quant'altro, no? Atti di violenza, ma io l'esperienza che ho e l'esperienza che sono portato a vedere in questi viaggi è quella di giovani interessati, attenti, che vogliono realmente fare memoria e che addirittura, la cosa più bella, creano e sono nella fase della creazione di come riportare questa memoria e come trasformarla in qualcosa di bello. Proprio i giovani sono deputati a diventare i custodi della memoria, nuovi testimoni oculari degli orrori del secolo scorso, per non dimenticare che la libertà e la democrazia non sono un regalo, ma una cosa preziosa che si conquista ogni giorno. E per il futuro, il sindaco Alemanno ha annunciato l'aggiunta di un nuovo pezzo di memoria agli itinerari degli studenti romani. Ricorderemo il sacrificio dei minatori di Marcinelle, che morirono come dei topi massacrati da una esplosione dentro una miniera e proprio a dimostrare che quelle persone lavoravano senza nessun rispetto alla dignità del lavoro e senza nessun rispetto della dignità delle persone. E quindi ricorderemo questo anche per spiegare agli italiani, ricordare agli italiani che sono stati gli immigranti e quindi quando si confrontano gli immigrati, sempre nel rispetto delle leggi, sempre nella richiesta di un rispetto reciproco, però devono comprendere il dramma di chi deve emigrare per trovare pane. Possiamo chiudere qui questa edizione del nostro telegiornale, non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione. Vi ricordo che le previsioni del tempo dicono cielo sereno con temperature in aumento sui nostri comuni, il nostro sito estnews.it. Grazie, arrivederci.